Noi torniamo a trovare una carissima amica che ci aveva già aperto le porte di casa durante il primissimo periodo di questa emergenza. Poi sono passati quasi 2 mesi, ma nel frattempo devo dire continua a stupirci, soprattutto sui social. Paola Perego, già ti vedo, Paola. Allora, eccomi, ciao Lorella. Mi spieghi che cosa hai combinato? Perché tutti, cioè, si è aperto una specie di giallo, no? Tu con le stampelle, cosa è successo? Che siccome mi annoiavo molto in quarantena, ho continuato a fare yoga, ma questa volta da sola, per tutte le sere per un'ora e mezza, ho esagerato e mi si è stirato il quadricipite. Ecco. Quasi strappato il muscolo, quindi ho dovuto usare le stampelle. In realtà era per un mese, ma le ho tolte perché mi sono stancata e faccio fisioterapia, ma insomma niente di grave. E quindi insomma niente. Tu non puoi andare a fare le Olimpiadi, diciamo la verità. Insomma, se ci avessi pensato, niente, sei fuori dai giochi. Decisamente no. No, non senti, posso. Paola, oggi è un giorno importante perché noi l'ultima volta avevamo parlato della scrittura di questo libro. Dicevi appunto che non si sapeva quando sarebbe uscito. Oggi è il giorno, no? È uscito questo tuo libro, Dietro le quinte delle mie paure, come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita. Ecco, allora raccontaci, perché insomma è un libro che parte praticamente da quando tu sei adolescente. Sì, sono episodi della mia vita che ho vissuto con gli attacchi di panico, con il mostro come lo chiamo io, quindi a partire dai 16 anni quando ho avuto il primo attacco di panico, a 10 anni fa quando ne sono uscita, come dico nel libro, quando mi sono liberata in qualche maniera. Perché hai sentito l'esigenza di scrivere un libro così, Paola? Guarda, perché intanto ho incontrato molte persone che ne soffrono e si vergognano a dirlo, perché chi ha gli attacchi di panico non lo dice, e non lo dice semplicemente perché, non essendo una cosa tangibile che gli altri possono vedere, diventa che se vuoi li puoi superare, che non è abbastanza forza, che non è abbastanza carattere, che ce la puoi fare tranquillamente da sola, e quindi alla fine ci si vergogna e non lo si dice. Però vivere con il mostro da soli è ancora più terrorizzante, no? Se si potesse invece condividerlo diventa più facile. E allora ho deciso di scrivere questa cosa, anche perché poi in realtà i miei figli lo hanno vissuto inconsapevolmente, perché erano ragazzi, non potevo spiegargli il perché, non potevo fare alcune cose con loro, e quindi l'idea iniziale era stata: lo scrivo in maniera che resti a loro. Però sono stata sommersa da mail, telefonate, messaggi di persone che soffrono di attacchi di panico, e quindi niente, a quel punto abbiamo detto va bene, rendiamolo pubblico. E infatti tu hai dedicato, poterne uscire almeno a una persona. Hai dedicato questo libro proprio ai tuoi figli, ma in un libro, diciamo del tuo libro, c'è un capitolo che è dedicato a tuo nipote Pietro. A Pietro, che sarebbe lui. Sì. Ce l'abbiamo un piccolo documento. Com'è cresciuto? Senti Paola, tu avevi molta paura, lo credo, avevi molta paura, no? Che dopo questo periodo di lockdown non ti riconoscesse più. Com'è andato il ricongiungimento? Raccontami. Lori, ero terrorizzata, sono arrivata a casa sua, ho tolto la mascherina prima di entrare perché sennò dico la fine, e mi sono accasciata con le braccia aperte in attesa. Lui mi ha visto a sobbalzare, saltare il lato verso di me e mi ha abbracciata. E allora basta, lì è finito tutto. Meraviglioso. Senti, tu hai scritto una cosa molto che mi ha colpito molto, no? L'attacco di panico è il nemico più infimo della tua felicità. Ecco, come sei riuscita a combatterlo? Perché tu dici poi 10 anni fa ce l'ho fatta, ne sono uscita. Come? Ci sono cose, persone che ti hanno aiutato? Sì, assolutamente. Siccome è un disturbo vero e proprio, secondo me va curato. E curarlo vuol dire rivolgersi a degli specialisti. Io ho fatto una lunga cura farmacologica, sempre sotto controllo medico, e dei percorsi di psicoterapia per capire qual era questa cosa che stava dentro di me e diceva: non devi ti rilassi, tanto ci sto io, non fare finta che non ci sono. Perché ho dovuto fare un percorso di grande conoscenza di me stessa, perché se ti conosci non ti fai più paura, non vivi con una sconosciuta, e da lì quindi ho ricominciato a poter stare da sola, a poter fare tutta una serie di cose belle.
E questo è importante. Io volevo fare un piccolo omaggio a te, no? Perché insomma ci saranno tante persone che ti sono state vicine e che ti hanno fatto bene nella vita, ma io so che tu sei particolarmente legata a un personaggio di spettacolo che è un po' legato ai tuoi esordi. Sto parlando di Nino Manfredi, è vero? Mi racconti? Ah sì, allora guarda, io non ho proprio lavorato con lui, però è stato il primo personaggio importante a quei livelli che era in un programma che io stavo facendo, cioè io ero nel programma che stava facendo lui in verità, per cui io stavo ore a guardarlo durante le prove e dicevo, cioè io qui, Manfredi lì nello stesso studio, non è possibile, cioè non, no, adesso mi sveglio e dico, che bel sogno che ho fatto, ed è stato il primo tra quelli, questi giganti dello spettacolo italiano con cui ho avuto, col quale mi sono trovata nella stessa stanza praticamente. Mamma mia, un gran gigante, ti faccio un piccolo omaggio, sì, con la nostra Daria Gallarino. Grazie. Su RaiPlay. Grazie. Roma non fa la stupida stasera. Io ho sempre amato da bambino raccontare le favole, ma non credevo mai che si potesse fare questo come mestiere. Basta la salute in par di scarpe nuove. Poi gira tutto il mondo. Nino Manfredi. Tanto per cantare. Appena suono il campanello, i miei bambini mi corrono incontro, mi guardano e poi fanno: mamma, c'è uno! Dove sognare? Perché nervoso? Alla salute di Manfredi Nino, me bevo sto bicchiere di vino. No, vediamo, dico, volevo dire, vediamo un po' sta settimana, di fusso che t'hai fusso la volta buona qui. È perfetta, ai! Dirvelo un figliolo, ancora non sei finito di fare, già manchi di rispetto a tuo padre. E anche stavolta, proprio come dicevano i romani alle terme di Caracalla, ne abbiamo beccato palla. Attacca Mauri che se ne andiamo. Quando c'è Nella è più buona la panzanella. Panzanella, Nella, Nella. Te saluto. Che personaggio meraviglioso. Allora Paola, stiamo Sai per arrivare... Sai che programma, sì, ti dico solo una cosa velocissima, era l'86, io ho fatto un servizio fotografico e mi tremavano le gambe accanto a lui e qui dovevo stare ferma perché sennò si avvertiva questo tremore per l'emozione. E lo credo, ma per fortuna in foto non si vede. Senti Paola, questo libro, per concludere, è stato anche terapeutico, sì, per te immagino, moltissimo, molto sincero ma anche terapeutico. Sì, è stato un autopercorso di analisi, dopo averne fatti con specialisti che devo dire mi hanno aiutato tantissimo, ripercorrere tutto non è stato cosa facile, ma mi è servito tanto, cioè adesso sono sicuramente libera. Però grazie per questa sincerità, perché credo grazie che potrà essere messa a servizio di tante persone che magari non auguro hanno il coraggio di venire fuori. Grazie Paola, ricordiamo Dietro grazie le quinte delle mie paure, come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita. Un altro volto di Paola Perego. Grazie Paola, speriamo grazie di abbracciarci a tutti voi. Prestissimo Ciao, dal vivo. Sì. Facciamo una brevissima sì pausa.